buon pomeriggio ufficialmente al trio delle meraviglie Panariello, Conti, Pieraccioni. Buon pomeriggio ragazzi. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e a te. Oh, grazie. Allora, qui per non creare panico e paura, visto che siete 3 contro 1, io mi rivolgerò ad ognuno di voi uno alla volta. Dai, sì, va bene. Ok, va bene. Allora inizierei dal più anziano, quindi da chi? Panariello, Panariello è intorno ai 67. Allora, va bene, facciamo allora per ordine alfabetico. Primo, comincio io, dai, partiamo dal più anziano, tanto l'età che conta è quella percepita, non quella. Certo, è chiaro. Si dice sempre così, bravo. Io peroro la causa. Buon pomeriggio, Panariello. Ciao. Allora, intanto faccio la prima domanda, quella istituzionale a te, che risponderai per tutti. Di chi è stata l'idea della triade? Ma guarda, è partita da lontano, sono 20 anni fa, avevamo già fatto uno spettacolo insieme, che avevamo portato solo in Toscana, però ci eravamo ridetti di farlo, di riportarlo anche a livello nazionale, dopo aver avuto un minimo di popolarità in giro. Poi ci siamo incontrati in occasione di un compleanno che abbiamo organizzato per Francesco Nuti al Palasport, al Mandela Forum di Firenze, e lì ci è ripreso la voglia di rimetterci insieme e di rifare uno spettacolo insieme per sperimentarci ancora una volta e per sentire quel pizzicorino che si prova a salire su un palcoscenico, e in questo caso a salire su un palco come quello dell'Arena insieme, questa volta dopo tanti anni, insomma. No, direi risposta perfetta, ragazzi, proprio. Hai visto? Ma da ragazzi, universitario. Ma l'età servirà a qualcosa, no? L'esperienza, giustamente. Allora, seconda domanda, chi mi risponde? Conti, oh, abbiamo proprio, capito? Per ordine, esatto. Per ordine di millesimi. Allora, avrei delle domande private, ma ve le faccio dopo, 4 cazzate. Invece le domande quelle più serie. Ma voi, ovviamente, vi sarete distribuiti dei ruoli all'interno di questo spettacolo che porterete in giro un po' tutta Italia, ma soprattutto all'Arena di Verona, che sono le date a noi più prossime. Quali sono i ruoli che avete stabilito un po' tra di voi? Ma sarei posto classicamente, ognuno di noi mantiene la propria specificità, io sono spalla dei due fuoriclasse della comicità che sono sul palco, anzi ti dico, venite a vedere questo spettacolo perché è un momento di grazia, come questo piano Pieraccioni e Panariello raramente è un momento non solo di grazia, scusa se ti interrompo, ma anche di grazia e graziella. Certo, è chiaro, ma nominiamole anche le altre due, esatto, anche la Nina La Pinta e la Santa Maria. Ecco, il mio ruolo è quello di spalla e loro con i loro interventi comici, leghiamo insieme con tante sfaccettature diverse, tante forme di comicità, degli sketch, delle opere teatrali che porteremo anche in scena, più o meno credibili o incredibili, insomma è uno spettacolo a 360 gradi. Raccontala meglio, no. Quella dell'opera teatrale, perché buttata via così pare brutto, raccontala. Maranda, racconta. Stai attenti. Sto male. Ora porteremo in scena un classico del teatro, sì. Romeo e Giulietta, proprio in omaggio all'Arena di Verona, e poi faremo un giro per l'Italia. E poi l'altro è un'anteprima che dal 2018 porteremo invece al Bolshoi. È uno spettacolo che dura 18 ore, naturalmente faremo una riduzione per questo, come l'aceto balsamico, e sarà un po' meglio. Meglio se lo diceva. L'ha voluto dire, questo dell'aceto balsamico. Io sono sicuro che la ridirrà ora per 18 volte. No, tutte le volte una riduzione funziona. Hai finito? Adesso sta a Pieraccioni, ti ho già capito che sarà un po' il disturbatore del gruppo, così no, disturbano tutte e due loro. A gara tra tutte e tre, va bene. Allora, ci saranno anche altri ospiti? Ma chi ci può venire, scusa, ma secondo te, ma in un trio del genere, ma chi è che vuole confondersi e venire o a cantare o a fare il suo pezzo? Nessuno, si tengono tutti alla larga. L'abbiamo cercati, tutti, ma non si negano tutti, capito? Non voleva
voleva venire solamente un imitatore di Gianluca Vacchi, il sosia, capito? Solo lui voleva venire e fare il balletto che è andato di moda quest'estate e basta. Poi l'abbiamo invitato, poi dopodiché noi abbiamo detto di sì, ma si è negato anche lui. Sicché è chiaro che noi è uno spettacolo fatto con il pubblico, anche qualcuno che ha comprato il biglietto ci ha ripensato, capito? Perché c'è un fuggi generale dopo che si è sparsa la voce di quello che facciamo, perché abbiamo già fatto 4 prove con il pubblico e quel pubblico insomma ha cominciato a spifferare le cose che facciamo e c'è stato insomma lì il momento di ripensamento. Cioè, ma vuoi dire che neanche Ceccherini ti segue questo giro? No, neanche lui manda però un video come fanno ormai le pop star anglo-americane, per cui in qualche modo Ceccherini non ci ha tradito, ma ci sarà un video del buon Massimo dentro l'opera raccontata dall'esimio collega Conti Maranda. È vero che sembrate un po' spettacolo, quindi ci sono le special guest, ma sono dei contributi audio video. Ok. Ma se voi sentite dei colpi stanno sparando, che cos'è questo? Non lo so. Questi colpetti li state sentendo anche voi? Sì, ogni tanto sarà il capodanno veronese, non lo so. Infatti, ragazzi, mi sembra anche a me, sì, sembrano dei petardi, famosi raudi fiorentini. Va bene, allora riparto con le domande e le faccio al contrario, la domandina al volo privata così. Caro Pieraccioni, ma di tutti i film che hai fatto, che stanno tra l'altro riproponendo per caso proprio sulle reti Mediaset in questo periodo, secondo me per caso, no? Giusto? Sì. Proprio non per fare promozione a tutto lo spettacolo, ci mancherebbe. Di tutte le gnocche, qual è quella, a parte, voglio dire, quella che poi hai scelto per la vita privata, quella numero uno? Ma io ho un ricordo, guarda, di quella tua cucina di Fontremoli meravigliosa. Lo so, ragazzi, tra l'altro lo sai benissimo, perché per questo siamo diventati mezzi parenti, anche fatto proprio una mezza posa, una mezza scena. A parte lei, che è molto simpatica sotto tutti i punti di vista, devo dire che di tutte ho un ricordo meraviglioso, per cui laddove mi dovessi costringere a scegliere una non saprei da che parte rifarmi. Lo so, perché anche diciamo hai già dato, è punto. Torniamo dal caro Carlo Conti. Eccomi. Oh, il segreto della bronzatura, daccelo almeno una volta nella vita. Io ho letto addirittura di pellaccia, poi ma intanto non... quando ora mi figliolo va a fare il pisolino pomeridiano, come sai i bambini lo fanno tra le 3 e le 4, e allora approfitto per recuperare per dormire, e guarda caso mi addormento al sole. Ecco. Quindi, insomma, è questione di pelle. Guarda, ho letto articoli di giornali quasi scientifici che cercavano di capire il motivo, anche interviste fatte a te soltanto sulla bronzatura, e si capisce che ogni tanto in Italia ci perdiamo un po', ecco, questo forse è un po'. Sì, ma spesso mancano gli argomenti. Oh, andiamo all'ultimo, al panariello nazionale. Sì, all'anziano. Io ti sento un po' sottotono, o sbaglio? Sì, ma infatti te l'ho detto, io sento Pieraccioni come se ce l'avessi dentro il cervello, Carlo come se ce l'avessi sulle spalle, grappato, e te lontanissimo come ecco. Se fossi da un'altra parte. No, ecco, però vabbè, l'importante è che ci sentano a casa. Cioè. Sì, sì, quello sicuramente, che qui sono delle macchine, tecnologicamente fanno tutti i miracoli. L'importante è che io sia un po' più lontano e non attaccato da qualche altra parte, perché mi aspettavo il peggio. Esatto. Quindi, una domanda, caro Panariello. Sì. Quante volte ti hanno chiesto di fare Renato Zero sul palco? Anche quando eri in vacanza, quando eri al ristorante. Mamma mia, tantissime volte, facci un pezzo di Renato. Allora credo, però guarda, io lo faccio sempre molto volentieri Renato, perché ormai siamo quasi in simbiosi e lui, ma non è tanto il fatto che lo chiedano a me, il problema è quando lo chiedono a lui. quando a lui gli dicono ma sei proprio tu o è Panariello, no? Alle volte, no? Oppure, una volta un ragazzino a Livorno gli fermò Renato e gli disse ti fa meglio Panariello. Ho paura che chiedessero a Renato Zero di fare Panariello. Sarebbe stato il massimo, vabbè. Ragazzi, io questa conference call è
è stato per me un esperimento molto bello, anche se effettivamente c'è da rivedere un po' la questione volumi, ma va bene, è stato tecnica. Sì, un esperimento è andato bene lo stesso. Invito naturalmente tutti quelli che stanno nella zona del Nord Italia per queste due date, 5 e 6 settembre, all'Arena di Verona, per questa tournée che sarà sicuramente un grande successo, che poi andrà avanti. Mediolanum Forum di Assago. Qualche altra data, il 1 ottobre Milano, 8 ottobre Roma e poi 15, 16, 17 Firenze. Esatto, e per chiudere, perché non dite anche 26 novembre Livorno? C'è anche Livorno, vero, vero. C'è anche un'altra serata a Firenze poi a novembre, ma mi ero fermato a ottobre. Va bene, comunque vabbè, naturalmente basta cercare su internet Panariello Conti Pieraccioni e troverete tutte le date, tutte le informazioni. Ragazzi, io vi faccio un grandissimo augurio, buon divertimento e ci vediamo all'arena. Grazie a tutti. Grazie a voi. Ciao, un abbraccio.